Amici del Gambero Rosso, ben trovati. Eccomi di nuovo in cucina con un'altra ricetta napoletana, le zeppole salate di pasta cresciuta, le cosiddette zuppulella. Vediamo subito gli ingredienti. La ricetta classica è fatta di pochissimi ingredienti. Mezzo litro di acqua, un cicchetto di vino bianco, 2 cucchiai di pecorino romano grattugiato, 15 g di sale fino, 640 g di farina 00, e 12 g di lievito di birra tarati per una lievitazione di 6 ore. Con la base di questa ricetta potete realizzarne tante altre. Io ne farò una versione con la zucca, ed eccola qui, e poi ne farò una versione con mazzancolle e prezzemolo fresco. Ora impastiamo. Verso l'acqua il vino bianco e subito sgrano il lievito di birra, così, e lo sciolgo. Allora, una volta che si è sciolto bene, aggiungo la farina, così, e mischio. Impastate in modo molto energico per sciogliere tutti i grumi che crea la farina. Quando sono arrivato a questo punto dell'impasto, c'è una bella pasta quasi liscia ed omogenea, aggiungo il sale e il pecorino romano e continuo a miscelare fino a quando non avrò proprio una bella pasta liscia ed omogenea. Una volta finito l'impasto, lo divido in 3 parti uguali. Uno me lo lascio a base, così come prevede la ricetta madre. In un altro ci aggiungo le mazzancolle tritate e il prezzemolo tritato. E nell'altro la zucca. E così abbiamo 3 tipologie di frittelle. Frittelle di zucca, frittelle di mazzancolle e prezzemolo e frittella bianca. Divido subito l'impasto. Uno. Due. E 3. Per le frittelle con la zucca l'ho tagliata a cubetti piccolini e l'ho saltata in padella antiaderente precedentemente con un filo di olio extravergine e un spicchietto di aglio. Non faccio altro che aggiungerlo all'impasto fatto, quello base, e gli do un'altra mischiatina, così. Perfetto. E uno è fatto. Ora taglio le mazzancolle per fare la versione mazzancolle e prezzemolo, e quindi le faccio semplicemente a tocchettini piccolissimi, così, tritata in modo grossolano, in modo che a cottura ultimata becchiamo proprio il pezzetto di mazzancolla. Questo lo sfoglio e lascio i gambi da parte, tenendomi solo la parte più tenera, le foglie, per l'impasto, anche perché stessa cosa della mazzancolla, però questo lo taglierò molto grossolanamente proprio per averne la piena aroma a cottura ultimata. Ecco qui, una bella tagliucciata, ecco, è più che sufficiente così. E ora impasto, prezzemolo e mazzancolla. Vediamo un po', dovrebbero bastare così. Un bello giratino, ecco qua. E anche questo è pronto. Riepilogo, ho concluso i 3 impasti. Questo è quello bianco, che è l'impasto di partenza. Questo è quello con la zucca. E questo è con mazzancolla e prezzemolo. Ora li copro con la pellicola e li lascio lievitare per 6 ore. A dopo! Eccoci, le 6 ore sono passate, questo è il risultato, guardate che impasto morbido, questo è quello bianco, quello di zucca e quello di mazzancolle e prezzemolo. Nel frattempo ho messo l'olio a riscaldare e ora non mi resta che friggere. Ora che l'olio è ben caldo inizio a friggere, quindi ho un bricchetto con l'acqua calda e un cucchiaio. Che cosa faccio?
col cucchiaio sempre ben bagnato, raccolgo un po' di impasto sulla punta del cucchiaio e lo butto giù nell'olio, così, cercando di creare delle piccole nuvolette, quasi sferiche, così. Ecco, sulla punta sono partito con l'impasto di mazzancolle e prezzemolo e poi dopo friggerò le altre. Ecco, così. Così. E così. Vi do una piccola giratina. Ora che hanno raggiunto un bel colore, le scolo. E voilà. Ecco qui. E ora frigo quelle di zucca. Stessa cosa, acqua calda nel bricchetto. Cucchiaio bagnato e con la punta del cucchiaio raccolgo pochissimo impasto, così. E vado direttamente giù nell'olio ben caldo. Anche qui una bella giratina. Ora che anche queste si sono ben colorate, le scolo. E ora andiamo con l'ultimo impasto. Diciamo con quello originale. Chiaramente io ho usato mazzancolle, prezzemolo e zucco, ma voi metteteci tutta la fantasia che avete. Zucchine, alghe marine, speck, funghi porcini, carciofi, baccalà, cavolfiori. Insomma, ciò che vi piace potete metterlo tranquillamente dentro. L'unico consiglio che vi do è che se all'interno mettete prodotti che necessitano di una lunga cottura, abbiate cura almeno di spadellarli leggermente prima e poi li inserite all'interno dell'impasto. Le ultime zeppoline. Queste, essendo bianche, hanno un colore più chiaro, perché nell'impasto non c'è altro che acqua, farina, sale lievito, vino e pecorino. Ecco, le ultime due. Ora la parte più interessante, l'impiatto e l'assaggio. Quindi, essendo tre tipologie, mettiamo tre bulle di porcellana, così. E in ognuna ne metto una tipologia, quindi. Quella bianca. Ecco qui. Quella di zucca, questa è caduta, ecco qui, e quella di mazzancolle e prezzemolo. Ora non mi resta che assaggiare, quindi buon assaggio, quella bianca. Una vera squisitezza, assaggio anche quella di zucca. Ma io voglio farvelo vedere dentro. Guardate qui. Si sciolgono. Ed infine assaggio quella di mazzancolle e prezzemolo. Questa veramente mi fa impazzire. Queste sono le mie zeppoline di pasta cresciuta salate. Fatemi sapere cosa ne pensate e commentatemi. Alla prossima ricetta, un caro saluto da Raffaele Venti. Ciao!